Ore 17 di mercoledì, a Malula, l'antico villaggio cristiano dove si parla ancora l'aramaico, la lingua di Cristo, in furia la battaglia. L'esercito cerca di sloggiare i ribelli al-qaedisti di al-Nusra, che lo occupano da una settimana. Siamo nella piazza principale di Malula. L'esercito è entrato da meno di un'ora ed ora i suoi tiratori scelti stanno cercando di ripulire le postazioni dei guerriglieri al-qaedisti di al-Nusra. I combattenti di al-Nusra, trincerati in un albergo e nel santuario di San Sergio, rispondono dalla rocca sopra il villaggio. Qui, in basso, i militari coprono i compagni che risalgono verso l'alto e verso il monastero di Santa Tecla, dove sono bloccate un gruppo di suore e di orfanelle. Ora, un gruppo di militari si spinge verso la parte alta di Malula per affrontare i cecchini ribelli rintanati nelle grotte sotto la rocca. Siamo sulla primissima linea. I ribelli sono davanti a noi, 50 metri oltre quella curva. Stiamo avanzando verso l'albergo sulla rocca. Vogliamo buttar fuori tutti i miliziani di al-Nusra. Sono lì, oltre la salita che entra nella gola. Ora arriva una mitragliatrice, ma il fuoco dei cecchini, nascosti dietro la statua della Madonna, è incessante. Bisogna ridiscendere. Mentre un gruppo di militari resta dietro la curva per bloccare la discesa dei miliziani, noi ci uniamo ad una squadra di soldati. Con loro cerchiamo di raggiungere le suore e le orfane bloccate nel monastero di Santa Tecla. Ma bisogna fare molta attenzione. I cecchini sono ovunque. Ogni passo, ogni incrocio può essere fatale. L'eco della sparatoria tra le case di pietra e la gola rende difficile capire da che parte arrivino le pallottole. Veloci, veloci, ci urla il capitano Ali, comandante della squadra. Siamo dentro il santuario. Ora siamo dentro il monastero di Santa Tecla. Siamo a poche centinaia di metri dall'albergo. L'albergo dove sono i terroristi. Siamo dentro il monastero di Santa Tecla. Ci siamo arrivati passando attraverso strade infestate dai cecchini. E adesso siamo qui con le suore che sono rimaste prigioniere per 3 giorni. Per 3 giorni in balia di al-Nusra. Abbiamo sempre dormito in questa stanza scavata nella roccia insieme ai bambini. Ecco, vedete questa scena incredibile. Nel mezzo della battaglia le suore e le orfanelle rimaste prigioniere di questa chiesa pregano. L'atmosfera è molto triste. Spari arrivano da tutte le parti. Si combatte ovunque. Questo convento è diventato la nostra prigione. Non usciamo e non guardiamo fuori. Mentre le suore intonano i vespri, i militari sopra di noi cadono in un'imboscata e noi ci ritroviamo circondati. Non appena fa buio, sfidiamo i cecchini di Al-Qaeda. Ci buttiamo verso il villaggio, giù in basso. Accompagnati dalle preghiere delle suore, raggiungiamo miracolosamente la salvezza.